ragazzi, allora, seconda volta che faccio un video di questa tipologia, l'ho fatto anche un anno fa circa, ma da allora le cose sono molto cambiate per quanto riguarda l'agenda. Una cosa è rimasta la stessa, questo come vi dicevo anche un anno fa, non sarà un video sulla decorazione dell'agenda perché io non ho vena artistica, sono un impiastro per tutto ciò che è manuale, quindi questo è un video che sarà più utile secondo me a chi ha tante passioni come me, quindi chi legge molti libri, guarda molti film, serie tv, chi magari ha un blog, un canale YouTube, chi vuole organizzare tutte quelle che sono le sue passioni attraverso uno strumento che è appunto l'agenda. Nello scorso video, quindi quello che feci un anno fa, io vi mostravo la mia unica agenda che era una Filofax Compact ed era la prima agenda da Nelly che io acquistavo e ho optato appunto per quella più economica per vedere come mi sarei trovata. La Filofax Compact è risultata però troppo piccola per quelle che erano le mie necessità, o meglio gli anelli erano troppo piccoli perché li avevo riempita di talmente tanti fogli che quando andavo ad aprire l'agenda si aprivano anche gli anelli e disastro, uscivano sempre tutti i fogli, era un'agonia. Quindi da quest'anno io mi sono attrezzata non con un'agenda ma con due agende per due motivi completamente diversi, quindi per con due funzioni completamente diverse. Io appunto, come vi dicevo, ho due agende quest'anno, ho la Happy Planner che è bellissima, io questa agenda la adoro, è la follia per il packaging che ha, la adoro veramente un sacco, spero che si riesca a vedere qualcosa con la luce. Questa è un'agenda che io utilizzo solamente per tutto ciò che riguarda i miei appuntamenti e i miei impegni settimanali, quindi non ci sono appunti su video, sui film, sui libri, non c'è scritto assolutamente niente di questo, al massimo ci sono le scadenze dei video, quindi i video che voglio riuscire a postare, perché alcuni video che io faccio, come lo sapete, hanno delle scadenze fisse, per esempio Book News, cerco di metterlo sempre a inizio mese perché metterlo a fine mese non avrebbe senso, idem i video dei preferiti, quindi in questo caso al massimo questa agenda la uso per le scadenze dei video, ma non per l'organizzazione di quelli che sono i video. Questa agenda però vi dico è veramente bellissima e l'ho comprata quest'anno, io mi ci trovo veramente divinamente. L'altra agenda che invece uso per tutto il resto del mio mondo è un'agenda in versione personal ed è questa agenda di Latoon. A livello di packaging magari non è il massimo, l'avevo acquistata perché una volta io ero amantissima della Latoon, adesso vi dico che col senno di poi magari opterei per un'agenda diversa, magari per una Kiki, ma costa un ren, quindi per ora mi tengo l'agenda della Latoon. So che direte che anche questa costa molti soldi, in realtà io l'ho comprata ad uno spaccio e l'ho pagata veramente pochissimo perché a un'ora circa da casa mia c'è lo spaccio della Latoon, ci sono andata una sola volta nella mia vita ed è stato un disastro, nel senso che ho comprato anche questa agenda perché a metà prezzo non sono riuscita a lasciarla là. Comunque, mio Dio come mi perdo in chiacchiere. Questa agenda è quella che io uso per tutte quelle che sono appunto le mie passioni, quindi registro gli acquisti, registro le mie letture, appunti sulle letture, appunti sui video, appunti sui film, YouTube, il blog, tutto all'interno delle varie sezioni in cui è organizzata questa agenda che adesso vi mostro sia questa che l'altra nel dettaglio. Allora parto con l'agenda della Latoon, che è quella che io utilizzo per gestire tutte le mie passioni, quindi libri, film, serie tv, scusate il cerotto ma mi sono tagliata con un pezzo di carta e continuavo ad andare a sbatterci addosso, dicevo appunto libri, film, serie tv ma anche YouTube, blog, quindi tutte quelle che sono le mie passioni sono organizzate qui dentro, adesso vi mostrerò anche come. Spero che la luce vada bene perché ho fatto diversi tentativi ma avevo sempre troppa luce e rischiavo che non si vedesse veramente niente. Allora, aprendo la leggenda della Latoon, delle tasche nella parte laterale, un cuoricino di gomma, perché di gomma, di stoffa in realtà abbastanza morbidoso, e questi angioletti che sono appunto il simbolo della Latoon. Io cosa ho fatto? Qui ho messo dei segnalibri di quelli magnetici che utilizzo all'interno dell'agenda per segnare certe parti, vedete anche qua che spuntano qui in alto una volpe e un tasso. E qui ho messo invece dei post-it colorati che io in realtà vi dirò non uso tanto per l'agenda quanto piuttosto quando leggo un libro per segnare magari dei punti in cui ci sono delle frasi, delle citazioni che voglio comunque conservare. Non metto ovviamente le orecchie alle pagine ma ci ficco questi segnalibri colorati. Poi nella parte destra ho questo dashboard trasparente, vedete, all'interno del qua, sopra il quale ho attaccato questo blocco di post-it di Rilakkuma che io utilizzo in realtà semplicemente per annotarmi magari qualcosa della quale poi io mi sarei dimenticata, invece annotandola qui sopra appena apro l'agenda magari me la ricordo, o se devo fare un video mi viene un'idea lampo e la appunto appunto qui per poi ricordarmi di andare a sistemarlo all'interno dell'agenda. Nella parte laterale poi c'è questa matita, in realtà è una matita con la parte sopra fatta a cuore che è molto molto carina. Una precisazione voglio fare, tutti i divisori, i refili che vedete nell'agenda me li ha fatti una ragazza molto molto carina che avevo contattato anche l'anno scorso per l'agenda della Filofax e che ho contattato anche quest'anno per questa agenda. Se vi dovesse interessarvi o servirvi vi lascio i suoi recapiti in descrizione.
Allora, parto. L'agenda si apre con questa taschina molto molto carina, una tasca di carta, all'interno della quale posso conservare scontrini, carte, qualsiasi cosa io voglia conservare, ricevute, qualsiasi cosa mi serva, la metto all'interno di questa taschina. Poi, prima sezione che trovate nell'agenda è la sezione dedicata agli acquisti. Allora, i miei segnalibri quest'anno, i miei divisori quest'anno sono dei divisori che ho deciso di fare così molto molto semplici, con solamente la scritta nella parte centrale e le alette nella parte laterale. Allora, la sezione acquisti è divisa come tutte le altre in diverse sottosezioni. Allora, io sono abbastanza incasinata perché ho diverse cose che volevo catalogare, quindi ho sezioni e sottosezioni, ma adesso sono io un mostro. Questa è la sezione dedicata alla wishlist. Vedete che ci sono queste shopper bag nella parte laterale, ha questo colore viola che poi ricorrerà anche nelle altre sottosezioni della categoria acquisti. E questa cosa mi serve? In pratica io qui mi annoto tutti i prodotti che vorrei comprare. Quindi io seguo ovviamente diverse ragazze che spammano prodotti su YouTube, mi faccio ammaliare da questi prodotti, magari quelli che mi piacciono di più me li annoto perché altrimenti non me li ricorderei tutti. E nella sezione wishlist appunto mi annoto tutto quello che mi piacerebbe comprare o che magari di cui sento parlare che vorrei provare. Poi altra sezione che invece viene divisa da questo segnalibro azzurro carinissimo è la sezione dedicata agli acquisti del mese. In questo caso, non so se vedete, ma nella parte superiore scrivo il nome del mese, in questo caso colore viola con la grafica caratteristica che ho scelto per quest'anno, e qui praticamente annoto il prodotto che ho acquistato, nella seconda colonna il negozio in cui l'ho acquistato, nella terza il costo del prodotto. Questo mi è molto utile sia per tenere nota delle spese, sia per quando io faccio video acquisti, perché mi sono accorta che spesso non vi sapevo dire il prezzo dei prodotti e mi dispiaceva comunque fornirvi magari un'informazione incompleta, invece in questo modo mi annoto le spese. Da notare che per il mese di aprile ho comprato solo due cose, quindi sono bravissima. Poi, sempre la sezione acquisti ha questo divisorio che in realtà era un divisorio dell'anno scorso, anche questi qua sono dei rifili dell'anno scorso che ho riutilizzato quest'anno, e in questo caso il divisorio dell'anno scorso gli ho tagliato praticamente la linguetta laterale, lo uso come divisorio per le sottosezioni degli acquisti. E l'ultima riguarda la gift list. Vedete che ci sono i pacchettini regali lateralmente in questo caso. E qui praticamente se mi vengono delle idee per dei regali me le annoto in questa lista, perché mi capita magari di vedere una cosa e mi viene in mente che potrei regalarlo per Natale, per un compleanno. Se non me lo annoto sicuramente me lo dimentico, e arriva il compleanno che magari prendo una cavolata perché non so cosa prendere. E in questo caso qui mi annoto appunto eventuali idee regalo. Poi, altra sezione, la sezione invece dedicata a YouTube, che ha questa fantasia carinissima Apua. Allora, la sezione YouTube anche in questo caso è divisa in diverse sottosezioni. Allora, qui ci sono tutti i video che vorrei fare, infatti vedete video da fare, qui ho tutte le idee per i video che appunto vorrei proporvi nel canale. Poi, seconda parte della sezione YouTube è divisa da questo ex divisorio, vedete che in questo caso ho tagliato la barra laterale. Non so se vi ricordate, ma l'anno scorso avevo dei divisori fatti appunto in questo modo, con delle immagini tratte da anime o manga e con delle frasi tratte da libri o film. La seconda parte della sezione YouTube invece è destinata ai preferiti del mese. Infatti, non so se vedete, qua in alto c'è scritto preferiti del mese di e ho scritto febbraio. Qui mi annoto tutto quello che vorrei, che mi capita durante il mese, del quale vorrei parlarvi. Quindi libri, film, piuttosto che desiderio del mese, insomma, il classico video del mese che vedete appunto ogni mese. Qui cerco di prendere nota durante il mese di tutto quello di cui vorrei poi parlarvi. Poi, altra sezione, altro divisorio sempre dell'anno scorso, altra sezione, quella invece semplicemente dedicata alle annotazioni, quindi se ci sono video, idee, o in questo caso lo uso molto per il blog, perché non ho destinato una sezione al blog, quest'anno non mi era venuto in mente quando ho fatto la divisione dei vari spazi, l'anno prossimo dedicherò una sezione solo al blog, in questo caso per ora utilizzo questa sezione note della sezione YouTube. Poi, altra sezione, quella dedicata ai film e alle serie TV. Vedete che è un'agenda un po' particolare, non è la classica agenda con i giorni, ma io mi trovo molto bene in questo modo. Poi vi mostro l'altra agenda in cui trovate invece una divisione un pochino più classica. Allora, film e serie, come è organizzato? Allora, la prima parte è destinata ai must see, cioè ovviamente, come dice il titolo stesso, tutti i film che io vorrei vedere, perché mi capita di voler vedere un film in uscita. Poi, come è successo per The Danish Girl, sono stata malata, non potevo uscire per 2 settimane e quindi me lo sono persa. E capita poi che magari un film mi passi di testa e non riesco più a recuperarlo, o magari ci sono dei film che vengono nominati da qualche ragazza sul canale, sui canali YouTube o anche da amici che seguo su Facebook, e ne parlano in un modo tale che vorrei appunto provare a recuperare il film, quindi me lo noto in questa pagina.
Poi, altra sezione, ultima per questa parte, è la sezione dedicata alle serie TV. Come vedete, in questo caso mi annoto la serie che sto guardando, quindi Daredevil, la stagione 1 e eventuali annotazioni, idem per Doctor Who. Quindi mi annoto praticamente tutte le serie che sto vedendo, anche di qua, e mi segno quindi eventuali annotazioni se poi magari nel video dei preferiti vi parlo di questa serie TV. Altra sezione che trovate nella mia agenda è quella ovviamente destinata ai libri. Quanto mi piacciono questi divisori, voi non potete capire. Allora, la sezione libri è organizzata in questo modo. Qui c'è la wish list, quindi con tutti i libri che vorrei leggere. Ovviamente questa avrei dovuto fare 1000 pagine per segnarmi la wish list. Qui sempre wish list e qui mi segno man mano che magari qualche booktuber parla di un libro o magari ne sento parlare molto bene, me li segno appunto in questa parte. Vedete, è semplicemente distinta in titolo e autore e mi segno appunto titolo e autore, in questo caso avete scritto in lingua perché ne aveva parlato in inglese, cioè la ragazza che l'ho letto l'aveva letto in inglese. Altro segnalibro dell'anno scorso e altra sezione per i libri, in questo caso mi annoto invece, vedete c'è scritto reading, i libri che sto leggendo in questo momento, in questo caso è diviso in titolo, autore e voto. Quindi tutti i libri che ho letto durante l'anno io me li annoto qui in modo da avere sempre una panoramica completa di quelle che sono ovviamente le mie letture. Cerco di alzarvela che così magari con il riflesso si vede un pochino meglio. Poi dovrebbe essere finita la parte, questo è un segnalibro dell'anno scorso ma vedo ne avanzato sia nell'agenda di quest'anno. Altro refill e l'ultima parte, come sempre dedicata alle annotazioni, quindi quando voglio prendere nota di qualcosa, magari qualche punto particolare che voglio ricordarmi di citarvi, di parlarvene nei video delle letture, lo annoto appunto nella parte finale. Poi c'è la sezione memory, anche in questo caso divisorio bellissimo, la sezione memory vi mostro, devo mostrare necessariamente una parte vuota, perché è la sezione che io uso per segnare username e password. Quindi siccome nel 99,9% dei casi i siti vi chiedono l'iscrizione, molto spesso mi capitava di dimenticare username o password del sito, quindi mi sono fatta una sezione dell'agenda destinata solo a questa cosa. Quindi vedete qui annoto il sito, qui la user, la password e poi eventuali annotazioni. Poi c'è la sezione personal. La sezione personal, in questo caso vi mostro una pagina vuota, è divisa in mesi, quindi ne ho 12, una pagina per ogni mese, o meglio una facciata per ogni mese, e mi ha tutto quello che riguarda i vari farmaci che devo prendere, tutto quello che riguarda varie problematiche di salute, le scrivo tutte qui in modo da ricordarmi quello che devo prendere o devo magari riacquistare i vari farmaci. Ultima sezione è quella dei contatti. Quella dei contatti, in questo caso per privacy verso le persone che sono scritte in questa sezione, vi mostro una parte vuota. Vedete, è organizzata in questo modo. Ha delle righe nella parte in alto, la scritta contatti, dei telefoni nello sfondo e qui praticamente mi annoto i vari recapiti di persone con le quali, non tanto i numeri di telefono ovviamente perché per quelli ho il cellulare, quanto piuttosto gli indirizzi di quelle persone alle quali magari devo spedire dei regali a Natale, compleanni, perché sono lontane e mi tengo nota appunto degli indirizzi per non dover cercare ogni volta, dover stalkerare sorelle, amiche o parenti per farmi ridare l'indirizzo di quella persona. Allora, questo è tutto per quanto riguarda, ho già parlato 15 minuti ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la prima agenda, passo adesso a mostrare invece la Happy Planner. Allora, questa è la Happy Planner, un'agenda che a me piace veramente tantissimo dal punto di vista estetico, dal punto di vista del packaging e anche di come è organizzata internamente. Ha questi anelli che tengono praticamente i fogli, hanno dei fori fatti a cuore, se non so se riuscite a vederli, ma hanno dei forellini centrali fatti a cuore. Allora, c'erano di diverse fantasie, io questa l'ho comprata in un sito che si chiama Timbre Scrapped, no, se non mi ricordo, vi lascio il nome del sito in cui l'ho presa in descrizione, quindi se avete intenzione di comprare questa agenda provate a dare un'occhio a questo sito in cui io l'ho acquistata, insomma. Allora, adesso vi mostro un po' come è organizzata internamente. Allora, vabbè, c'è la prima parte e ogni mese ha una pagina introduttiva destinata appunto al mese stesso. Nella parte destra invece potete segnare eventuali compleanni, eventuali eventi speciali, date importanti o cose da non dimenticare. Questa è una pagina che è presente all'inizio di ogni mese. Poi avete la pagina mensile, che è la pagina a cui c'è attaccata praticamente la linguetta di divisorio e, non so se vi ho fatto notare, ma praticamente la Happy Planner va da luglio a dicembre, l'ho comprata più o meno a novembre. Com'è strutturata poi dal punto di vista interno, senza staccare i fogli possibilmente? Allora, avete due pagine iniziali dove c'è praticamente ricapitolato l'intero mese, quindi un quadrato per ogni giorno, e io questa pagina la uso principalmente per annotare compleanni, matrimoni o eventi particolari che so ai quali non posso assolutamente mancare, così ho sempre una panoramica completa di quello che è appunto il mese in corso.
Poi ogni singola settimana ha praticamente una colonna per ogni giorno, colonna che è divisa in mattina, pomeriggio e sera. Quindi avete ampio spazio per scrivere tutti gli impegni e tutti gli appuntamenti che volete. Vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio, perché con le luci non so mai se poi vedete bene o no. Io non sono una grande decoratrice delle agende, ma se riesco a mostrarvi magari una parte, questa magari è un po' decorata. Allora, qui magari era sotto Natale, ma dove mi sbizzarrivo un pochino di più. E al di là di mettere magari degli washi tape, io non è che faccio chissà che, perché comunque l'agenda, come vi dicevo prima, mi serve principalmente per annotare quelli che sono magari i miei impegni. Non prendo grandi appunti per quanto riguarda YouTube, vedete, al massimo mi limito a ricordarmi quali video devo girare, se hanno questi video una scadenza particolare, come in questo caso video dei preferiti e book news, che ha appunto una scadenza, insomma, specifica, perché non avrebbe senso metterli appunto a fine mese. Però al di là di decorarla appunto in questo modo, magari con degli washi tape colorati, o mettere magari, vediamo se ne trovo una, degli adesivi colorati, non faccio, insomma. Ecco, magari qui avevo messo anche qualche adesivo, vedete, qualche washi tape un pochino diverso, e metto magari degli adesivi che possono essere insomma così carini, o che possono decorare, abbellire un pochino l'agenda, ma più di questo vi dico non faccio. Questa agenda è molto utile secondo me per lo spazio che ha. Poi vedete, ogni settimana avete anche uno spazio laterale sulla sinistra in cui potete prendere ancora eventuali appunti se questo spazio non dovesse bastare, ma basta e avanza, perché non è che sia una donna insomma così impegnata, però mi è molto molto utile magari quando ho dovuto fare la terapia farmacologica, quando tramite tutti i farmaci che dovevo prendere ogni giorno. Mi è molto utile per le varie scadenze che ho, sia per YouTube sia per i blog, oppure se devo, quando ho, se quelle settimane incasinate, non so se capite anche a voi, ma ci sono settimane in cui veramente non devo fare niente, settimane in cui in un weekend mi devo trovare con 50.000 persone, quindi avere un'agenda in cui poter annotare tutte queste cose mi è comunque insomma molto molto utile. Se cercate un'agenda di questo tipo, comunque per semplicemente annotare quelle che sono le scadenze, secondo me l'Happy Planner ha un rapporto qualità-prezzo che è fantastica. Ha una copertina, vi dico, che è abbastanza rigida, quindi se dovete anche portarla magari via dentro lo zaino o in un borsone, vi sta tranquillamente. Io non porto con me né questa né l'altra. Vi dico, secondo me è un'agenda veramente veramente valida se appunto le vostre esigenze sono quelle di fare delle semplici annotazioni, delle semplici scadenze, insomma, di questo tipo. Ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, che vi abbia almeno fatto un pochino di compagnia, che magari abbia dato qualche spunto a chi come me utilizza l'agenda e cerca di capire come poterla sfruttare al meglio per organizzare quelli che sono i suoi impegni. Io ragazzi, come sempre, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione. Ciao!